Ed eccoci qui a Zonio per la presentazione della sesta challenge della Valle Brembana. È una manifestazione in più prove che si rinnova di anno in anno e quest'anno appunto è arrivata alla sesta edizione. Beh, immagino una grande soddisfazione. Beh, come hai detto, è una grande soddisfazione perché è una cosa partita così per caso dove non ci credevamo più di tanto, invece siamo arrivati alla sesta edizione. Sesta edizione, mi permetto di dire, questa mi sembra anche particolarmente interessante anche come collocazione nel calendario, una challenge adatta agli scalatori. Vorrei soffermarmi sulla quinta prova, quella organizzata proprio dal pedale sedrinese, è la prova conclusiva l'1 ottobre dove si assegneranno le maglie dei vari leader, quindi se magari ci dice quali maglie verranno assegnate e com'è il percorso di questa corsa. Il percorso è un percorso adatto a passisti scalatori, sicuramente non per velocisti, è una corsa abbastanza dura e lunga perché sono 81 km che, come quel tracciato dell'anno scorso, prevede 4 giri di un circuito molto nervoso, Sedrina, Villa d'Almè, Scale di Almenno, Clanezzo, Ubiale, Sedrina, e in quei 4 giri 2-3 quarti volanti, tanto per far pedalare un po' sti ragazzi. Poi al quinto giro si parte, a 4,5 giri praticamente si parte, si va in Valimagna, si fa il Berbenno dalla parte di Selino, si fa la discesa su Laxolo, Brembilla, si arriva ai ponti di Sedrina, si gira a sinistra, c'è una rampa secca di 300 metri e poi l'arrivo. Una prova, come si suol dire, esigente, davvero, bisogna avere le gambe. Per vincere, negli anni scorsi abbiamo visto la presenza di tanti atleti arrivati addirittura anche da fuori provincia, da fuori regione. Volevo chiedere qual è magari il ricordo più bello di questi 6 anni, un ricordo particolare di questi 6 anni che magari l'ha colpita particolarmente, perché, e colgo l'occasione per fare i complimenti, perché quando si è una società come Pedale Sedrinese, che non sia la squadra ma comunque si organizza una corsa, si fa del gran bene ai nostri ragazzi. Ma dei ricordi particolari non ce n'è solo uno, indubbiamente la prima gara che abbiamo organizzato, che come team, come squadra, non abbiamo neanche dormito di notte per la paura di sbagliare qualche cosa. Poi, che mi ricordo, la vittoria di Rota, che si è sbloccato sul nostro traguardo e da lì ha vinto 3 o 4 gare e poi è passato, e lo sappiamo che adesso è un professionista. Non dimentichiamo la doppietta di Bagioli, perché Bagioli ha vinto 2 challenge. Ed eccoci qui con Pedale Brembilese, sesta challenge Valle Brembana. La prima prova si inaugurerà con la vostra corsa, come sarà? Ma adesso, come al solito, è campionato provinciale, allievi esordienti e anche il prologo del challenge, insomma, della Val Brembana. La facciamo a San Pellegrino come al solito, il giro di San Pellegrino è un po' corto, come 2 km, però insomma, su un prologo penso che sia abbastanza. Abbiamo una settimana di fuoco, perché dal 20 al 3 settembre siamo in 3 gare di fila, è un po' impegnativo, insomma, ecco. Speriamo che di avere collaboratori abbastanza, mi diano una mano e speriamo che vada tutto bene, insomma, ecco. Ma sono sicuro che andrà tutto bene come sempre, perché sono anni che vengono organizzate queste corse. Volevo anche soffermarmi anche sul discorso della seconda prova, sempre pedale brembillese, della challenge della Val Brembana. Sì, la seconda prova che è il trofeo CMS, medaglia d'oro Aceti, coniugi Aceti, e partiamo da Brembilla, facciamo la Val Brembana fino a Camerata, torniamo indietro in galleria, facciamo lo strappo di Camanghè a Zonio, facciamo fino a Villa d'Almè, saliamo la Valimagna, arriviamo su fino a Mazzoleni, facciamo su lo strappo di Mazzoleni, poi scendiamo Ponte Giurino, facciamo il Berbenno classico e arriviamo a Brembilla e facciamo lo strappo finale fino al ristorante Pascoletto. E poi sabato 16 settembre la terza prova della challenge della Val Brembana, una prova particolare perché è una cronoscalata. Sono qui con il gruppo sportivo Almenno, come sarà?
Come sarà? Speriamo come tutti gli anni, un buon afflusso di corridori. Anche quest'anno siamo riusciti a mettere in calendario il 14° trofeo scalatore Valimagna, e valevole anche come 8° trofeo Giancarlo Rota alla memoria. Anche quest'anno il comitato provinciale ci ha confermato come campionato provinciale cronoscalata, una cronoscalata di 5 km e 300 metri con partenza dal Menno e arrivo alla frazione di Albenza. Ci hai illustrato perfettamente la tua corsa. Colgo l'occasione della presenza per raccontare anche della squadra, come sta andando in queste settimane, in questa stagione. Ormai si sta avviandoci verso la fine, è tempo di bilanci, ma immagino che la cosa più bella è dar la possibilità a tanti ragazzi di correre in bici. Penso proprio di sì, è un po' lo spirito del gruppo ciclistico almeno, dare la possibilità a diversi ragazzi di correre, creare un bel gruppo, una bella famiglia. Infatti questo si è creato soprattutto nel gruppo dei giovanissimi, che siamo un bel reggimento, hanno ottenuto i loro buoni risultati, che contano sì e no a quell'età, contano diciamo a far gruppo. Abbiamo fatto buoni risultati soprattutto nella prima parte della stagione con gli esordienti. Gli allievi quest'anno è stato un anno di pausa, abbiamo solo un corridore, ha comunque ottenuto i suoi buoni risultati con qualche piazzamento, e abbiamo chiuso con qualche piazzamento anche nella categoria juniores. Diciamo che comunque la nostra presenza in tutte le categorie l'abbiamo data, insomma. 17 settembre, quarta prova della sesta challenge della Valle Brembana, organizza Paladina, una grande gara come sempre, come sarà? Ma la gara che abbiamo proposto quest'anno è la ripetizione identica dell'anno scorso, attraversa quattro comuni, cioè Paladina, Ponte San Pietro, Curno, Bergamo, per ritornare poi a Val Brembo Paladina. È un percorso abbastanza impegnativo, 5 volte a Madonna del Bosco e arrivo alla ex cementeria. È un percorso adatto a dei abbastanza scalatori e magari finisher sulla parte finale. Per i nostri corridori io auguro che diano il meglio e poi vinca il più forte.